uno dei cimeli del Museo Archeologico Nazionale delle Marche è la testa del guerriero, ritrovata a Numana presso le Ripe di Sant'Anna nel 1892. Si tratta del segnacolo di una tomba e rappresenta il guerriero che vi era sepolto. Si tratta di una testa che indossa un elmo crestato con un cinturino che lo trattiene sotto la gola e la nuca coperta da un paranuca che doveva essere di cuoio. L'interno di questo elmo vediamo che anch'esso era rivestito probabilmente di cuoio perché ha uno spessore considerevole. L'elmo è poi decorato sia nella cresta che lungo il margine. Questo guerriero è stato rappresentato secondo gli schemi della tradizione greca arcaica, ma con uno stile più decisamente piceno, in una traduzione, diciamo così, locale. E si tratta di una scultura che risale all'età arcaica, intorno alla fine del VII secolo a.C.